Ciao ragazzi, bentornati nella mia libreria. Oggi siamo qui, come vedete, già con le mie unghie. Qui non si vede bene, ma c'è il diario di Tom e qui c'è il serpente, perché abbiamo le unghie a tema Harry Potter. In più ci sono i miei amigurumi, tutti fatti da me, guardate che carini. E questi stanno perché oggi andremo a fare un unboxing speciale, e cioè le Magical Meditation 64 carte ispirazionali e un libro, tutto a tema Harry Potter. Sapete che io li amo. L'editore è Gribaudo ed è approvato dal Wizarding World. Bene ragazzi, unboxiamo queste bellissime carte. I tarocchi, diciamo, dal film, dei film di Harry Potter, anche se proprio di tarocchi non si possono parlare neanche di oracoli. Oh, che carino! Sono già imbustati dentro il suo sacchetto. E qui abbiamo il packaging arancione e qui abbiamo il libretto. Il libretto bellissimo, guardate, cioè curatissimo. Certo, viene un po' perché questo viene 22 euro, quindi non è regalato, ma guardate che bello. Un troll nei sotterranei. Oh, che carina la signora grassa. Vedete, Skeeter. Lo specchio delle brame. Sibilla Trelawney. Bellissimo. Io per queste cose ci vado matta. Ah, lo sketch, lo scarabocchio, diciamo, lo schizzo, ecco, di Piton, del molliccio. Wow, guardate qui che bello. Quindi questo è il libretto, però ora andiamo nel pezzo succoso. E vediamo le carte. Innanzitutto abbiamo Hogwarts in argento con la luna dietro, molto bello lo stilizzato. Mi piace anche il colore del sacchetto, che è un colore tipo un salmone sbiadito, un rosa antico. Le carte ovviamente hanno questa pellicola trasparente a tenerle ferme. Ora le cacciamo e ce le vediamo tutte una a una. Queste sono le carte identità. Hanno una frase tipo: Professor Moody, avanti Potter, quali sono le tue capacità? Harry, non lo so, beh, so volare, insomma, sono discreto nel volo, ma... Professor Moody, più che discreto a quanto ho sentito, Harry Potter e il calice di fuoco. In Harry Potter e il calice di fuoco, il professor Moody ricorda a Harry di riconoscere i suoi punti forza quando deve affrontare la prima prova nel torneo Tre Maghi. Harry segue questo consiglio e usa le sue eccezionali abilità di volo per sconfiggere l'Ungaro Spinato e recuperare l'Uovo d'Oro. Quali sono i tuoi punti forza e come li usi nella tua vita quotidiana? Cosa dicono questi punti di forza su chi sei? Quindi,
Ora a questo punto non vi faccio vedere carta carta perché sono oracoli senza immagini, io pensavo avessero qualche immagine, ma vi faccio vedere i raggruppamenti perché sono tutte così, con le frasi, e ti chiede una cosa motivazionale a te. Poi certo dobbiamo imparare a leggerceli. Quindi abbiamo identità col cappello parlante, poi abbiamo, mi sembrano un po' di meno, forse me lo fa l'occhio, abbiamo relazioni con Edvige, poi abbiamo valori e credenze con Fox la Fenice, poi c'è combattere le paure con l'Horcrux del ciondolo della collana. Poi abbiamo, ne ho presi due, scusate, crescita personale con la giratempo, vedete sempre con le frasi. Poi c'è vivere le perdite con l'Horcrux dell'anello. Poi abbiamo due che si assomigliano di colori. Resistenza con la spada di Grifondoro e voli di fantasia con il boccino d'oro, sempre con le scritte. Ad esempio qui c'è, immagina di poter entrare nella stanza delle necessità proprio in questo momento. Che aspetto assumerebbe per te? Una libreria, cioè questo. Questa è la mia stanza delle necessità. Comunque, considerazioni a caldo e che mi piacciono molto, mi piacciono i colori, mi piacciono le immagini e mi piace il fatto che sia stato tratto dai film. Però sinceramente non so dire di più perché non le ho mai provate, me le devo leggere bene e quindi vorrei prima comunque leggermi bene tutte le carte, imparare ad usarle. E poi magari sui miei social darò dei pareri un pochino più dettagliati. Nel frattempo io vi lascio per questo video perché non c'è altro da aggiungere, però prima vorrei ricordarvi di seguirmi nei miei canali social, la libreria di Gemma, il grimorio di Autumn e Oseki Amigurumi, dove facciamo questi amigurumi. Vi aspetto sempre qui per un prossimo video. E mi raccomando, se usate queste carte, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Ciao ragazzi!